Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come animare le cose in Cinema 4D, cioè come far muovere dei modelli all'interno della nostra scena, come impostare un po' la curva di animazione che sia lineare, bezier, eccetera, ma dopo lo vedremo nel dettaglio, in modo da creare delle animazioni fluide o non fluide, a seconda di cosa ci serve, ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a creare una scena base. Bene, ecco la nostra scena base. Come prima cosa, cosa che si può animare in Cinema 4D? Non solo il movimento degli oggetti, ma anche tutti i parametri che hanno a fianco questa spunta qui. Infatti, ogni parametro che trovate con questo cerchietto qui può essere assegnato un keyframe valore di quel parametro. Vi faccio vedere subito. Io voglio muovere questo oggetto nell'asse Z, quindi nell'asse di profondità. Che faccio allora? Vado su coordinate, P sta per position e clicco su Z. Cliccando qua, come vedete, si trasformerà in rosso, quindi vuol dire che tra virgolette sta registrando. Infatti ha registrato un keyframe. Come ce ne accorgiamo? Da qua sotto. Vedete qua? Prima non c'era questo keyframe qua che volendo posso anche spostare. Ritornando nel nostro cubo, se mi sposto di qualche frame, come vedete il cerchio non è rosso ma non è pieno all'interno, vuol dire che aspetta la registrazione di un altro keyframe. Se io vado a muovere l'oggetto, come vedete, diventa addirittura giallo. Questo vuol dire che aspetta la registrazione di un altro keyframe, quindi di un altro punto, in questo caso di posizione dell'asse Z, ma in questo caso ci fa notare che è diverso dal punto precedente perché è giallo. Noi andiamo a cliccare su questo parametro e ritornando indietro nella scena, se io vado a premere play, come vedete il cubo si è mosso. Se voglio allungare questo movimento, se voglio farlo durare di più, invece di da 0 a 10 frame, prendo il decimo keyframe e lo vado a portare a 20 frame, in modo tale che sia esattamente il doppio. Come vedete però, se avete un occhio attento, potete vedere che inizia il cubo con un'accelerazione e poi inizia con un dolce rallentamento fino ad arrivare in posizione. Questo perché? Perché Cinema 4D crea di default una animazione di curva Bezier, come state vedendo da questo grafico qua. Per far sì che questa cosa non accada, che non è una cosa negativa, anzi, usatela sempre perché rende le animazioni molto più fluide, ma se volete delle animazioni lineari, ovvero che l'oggetto si muove da un punto A a un punto B linearmente, cioè alla stessa velocità ogni volta, perché se noi adesso andiamo a rivedere, vedete che non ha sempre la stessa velocità, quando arriva su questo punto va molto più piano. Questo perché ce ne accorgiamo meglio se andiamo su Windows Timeline con Shift F3. Come vedete adesso c'è una linea di tempo, è così che si traduce timeline. Non l'apriamo tutta perché vogliamo vedere comunque che cosa succede nella nostra scena. E come vedete, se io prendo questo cursore e lo vado a spostare, stiamo percorrendo i nostri keyframe. Se io vado a selezionare questi due keyframe, vedete qua viene evidenziata questa curva. Questa curva che cos'è? Non è altro che la curva Bezier, che in Cinema 4D si chiama spline. Possiamo scegliere tre linee basi. Una che è la linear, che è quella che vi dicevo prima. Come vedete, se io adesso vado a fare play, il cubo si muoverà in maniera molto meno naturale perché appunto ha sempre la stessa velocità. Possiamo andare anche a selezionare lo step, che cosa vuol dire? Passa direttamente da uno stato all'altro, quindi da questo a questo, appena finisce il secondo frame. Come vedete, non c'è nessun tipo di animazione, solo uno scatto. Se noi vogliamo creare una nostra linea personalizzata, dobbiamo entrare in F-Curve Mode. Quindi ecco qua che noi abbiamo la nostra curva Bezier che vi dicevo prima, perché vedete sono ritornato a questa che si chiama Spline. Con questo noi possiamo andare a modificare l'intensità della nostra velocità e come vedete adesso se io faccio partire, vedete, cambia rispetto a prima, ovvero qui, come vedete, in questa parte qui, come vedete, c'è una ripida salita e quindi un ripido incremento di velocità fino al fermarsi. Se io faccio così, l'animazione sarà pressoché lineare. Se io invece faccio una cosa del genere, l'animazione inizierà velocissimo. Che vedete, c'è questa ripida curva che è la velocità. Andrà piano piano qui e poi riprenderà la sua velocità. Se noi ne selezioniamo uno solo, possiamo ovviamente andare a cambiare questo parametro per uno solo, creando delle animazioni piuttosto belle, sicuramente più belle di quelle che ci offre la modalità linear. Adesso abbiamo visto come animare la posizione, ma in un modello 3D si possono animare tutto, come tutto quello che ha questi parametri, ad esempio anche la scala. Per eliminare i keyframe che abbiamo creato fino adesso, basta andare su questa mini timeline, cliccare sul nostro oggetto, cliccare sul nostro frame e poi cliccare su Canch.
Molto tale che adesso, come vedete, non c'è alcun tipo di animazione. Proviamo ora ad animare la scala. Voglio che sia più alto ad un certo punto, quindi vado a cliccare qui sul frame 0. Vado su frame 30, per esempio. Vado ad aumentare il valore, per esempio fino a 3, in modo tale che sia 3 volte più grande rispetto a prima, e gli vado a dare un altro keyframe. Se vado a vedere, ecco qui che nell'arco di 0 e 30 frame l'oggetto si scala nell'asse Y di 3 volte, come abbiamo impostato noi. Ovviamente su tutti quanti i tipi di animazione possiamo andare a modificare le curve nella timeline come ho fatto vedere prima, ovvero in questa scena qua. Ma non solo, proviamo ad animare un'altra cosa, ovvero una fonte di luce. Ecco qui la nostra fonte di luce che ho creato qui sopra. Possiamo regolare l'intensità. Per esempio, se vado su frame 0, imposto un'intensità, per esempio, del 25%, quindi do invio, clicco per registrare il keyframe, vado a frame 30 e gli do un'intensità del 100%. Clicco qua sul giallo, in modo tale che registro il keyframe che è diverso da quello precedente. E come vedete, si può vedere stesso dal cubo, si illumina di più. E ce ne possiamo accorgere anche da qui, questa parte qua. Seconda di come io vado avanti e dietro con il cursore nella timeline, come vedete, si alza o si abbassa questo valore nel parametro. Bene, per questo video è finito, spero vi sia stato utile. Ovviamente vi ho fatto vedere alcuni esempi, perché non vi posso far vedere tutti i parametri di tutti gli oggetti, di tutti gli strumenti di Cinema 4D, ma comunque non cambia niente. Io vi aspetto giovedì prossimo con un altro video, spero vi sia piaciuto. Vedo che vi piace un sacco il video delle animazioni soddisfacenti che ho fatto, ma ditemi che cosa posso fare per farne casomai altri che vi possono piacere, così tanto come quello. Ci vediamo giovedì prossimo.